mia, quindi proprio in casa giochi. Ovviamente cantante. Sì. Ma com'è che ti è venuto in testa? Allora, a parte il vocione che ha per questa altezza, no? 12 anni, hai una voce incredibile, ma come ti è venuto in testa di cantare questa musica? Due parole. Mi è sempre piaciuto il rock, quindi ho deciso di cantare. Ma il papà e mamma rockettari? Sì, abbastanza. Ah, ecco, c'è il motivo. Poi lui è bassista e si chiama? Mauro Passador. E arrivi da? Alzano Becci. Ah, quindi proprio tu, sei venuto qua in bicicletta, anche tu papà e mamma rockettari? No. Liscio? No, neanche. Benissimo, aspetta, andiamo da una delle due chitarre. Tu sei? Antonio. E vieni da? E hai 15 anni? Bella questa chitarra, dove l'hai presa? Molto ottica. Va bene, tu invece sei? Ok, tu vieni da? Tutti in casa. E questo genere, come mai anche tu questo genere così cattivo? Tu poi hai la faccia anche del bravo ragazzo, no? Loro sono un po' sporchi, ma tu hai proprio la faccia del bravo ragazzo. Meglio, meglio. Ci selezioniamo. Bene, invece tu sei che tu sei sudatissimo, caro. Ti chiami? Samuele. Samuele, vieni da 15 anni anche tu. Senti, ma per fare tutto quel casino là dietro fai anche allenamento in palestra o solo batteria? Solo batteria. Va bene, allora un grande applauso di Adrenaline!
una bella sferzata di energia per un concorso che si chiama Barocco on the Rock, più rock di così, bravissimi, bravo, bravo, bravo. Adesso c'è il primo voto, tra virgolette, popolare, lo chiamiamo noi perché vota proprio, votate voi che siete qua questa sera a guardare i due gruppi, ovvero sia l'applausometro. Allora, al mio 3, l'applauso più forte che, se volete farlo ovviamente, per gli Adrenaline. 1, 2, 3. Non ce la voglio. Allora, intanto complimenti perché siete una bella band, e quindi tante belle cosine ho visto personalmente. Ora, boh, siccome ci sono tante belle cosine che ho visto, passo quelle che mi sono piaciute un po' meno, ok? Ed è, parlando in particolar modo di te, sei molto grintoso e va bene. Sei anche molto bravo vocalmente e va bene, la voce c'è e va più che bene, perché già se di tuo hai quella hai una fortuna immensa, però mi raccomando devi imparare a usarla, perché in queste maniere qua a 12 anni ti scassi, detto proprio tra me e te, sono cantante anch'io, cantante insomma, ci provo, ti scassi, ok? Fare molta molta attenzione, molto molto esercizio. Un uccellino mi ha detto che hai fatto un po' di lezioni, giusto? Siccome io so che questo uccellino è molto bravo a insegnare, ok? Ed è molto in gamba, io ti consiglierei di ascoltare, se puoi, ascoltare bene quello che ti dice questo uccellino che, ok, mi ha detto certe cose. Quindi mi raccomando, adesso a parte gli scherzi, fai attenzione, perché sei giovanissimo e quando succedono certe cose poi si trascinano per una vita. Ok, gli altri bene, poi vi diranno qualcosa anche i miei colleghi, riguardo poi dare cosa ho sentito, due cose. E chiudo con un mio personale gusto, personale al di là del voto, che vorrei fare un complimento al bassista.
al solito, là c'è l'applausometro sullo schermo grande, al mio tre un applauso come vorrete farlo voi per i Jersey. 1, 2, 3. Buonasera ragazzi, un bel gruppo in generale, dei bei musicisti, Walter giusto? Che sei piaciuto tanto, sei piaciuto molto, Patrick l'avevo già sentito in altre occasioni, mi piace come batterista, comunque senza nulla togliere nessuno, tutti bravi. Vorrei capire perché scrivete dei brani da donna? Io ho capito il tipo di effetto che tu vuoi con la voce ed è nel momento in cui tu hai detto c'è un punto dove dici non c'è, un po' urlato, no? Che quello scritto voce ok, perché è quell'effetto che tu vuoi ottenere, ok? Però, come dice lui, mantenerlo proprio per tutto il concerto diventa un po' un casino perché sei sempre al limite, quindi scappi, rientri, poi c'è il punto dove sei perfetto, giusto, ok? Ed era quel momento lì che ho capito che volevi quell'effetto lì, ok? Il resto ti è riuscito e non riuscito, ok? Secondo me basta semplicemente, o come dice lui, manipolare un po' il discorso armonico, ok? Oppure prendere in mano proprio la voce, studiarci su, manipolarla, anche perché, ripeto, materiale ce n'hai, voglia, sì. Ben venga che ci sia un batterista che fa i coni, cioè il multitasking è difficile. Cioè un uomo al massimo può tenere in mano il mouse e sull'altra o un'altra cosa. Però, cioè, no, i cori all'unisono, no, bocciati. Questa sera per Adrenaline, un pieno di voti come per l'applausometro, ovvero sia la media dei 10 con 180 punti ricevuti. Invece per quanto riguarda i Dirty, 40 punti ricevuti con una media di 6,07. Io vi ringrazio i Dirty, ringrazio l'Adrenaline, un grande applauso, ringrazio gli amici che stanno guardando in televisione, su Facebook e su YouTube.